Buon pomeriggio Anthony, buon pomeriggio Ugo. L'incontro di oggi pomeriggio è il quarto incontro del ciclo di seminari Insulab, prospettive insulari, questioni storico-geografiche e sfide del digitale. Il tema, il macrotema di oggi è isole e popolamento e saranno con noi a dialogare su questo tema Ugo Vermeren, dell'École Française de Rome e Giampaolo Salice dell'Università di Cagliari. Inizieremo all'inverso, ovvero inizierà prima il secondo dei due relatori previsti nel programma, ma per una questione diciamo di tematica, e abbiamo chiesto appunto la cortesia a Ugo di iniziare prima lui. Il suo intervento sarà avrà il titolo Isole e circuiti di pesca nel Mediterraneo e insediamenti coloniali nel Maghreb, il caso dell'isola tunisina della Galite. Ugo Vermeren è uno storico e membro dell'École Française de Rome, è specialista del Maghreb coloniale, delle migrazioni internazionali e delle società marittime e costiere. È ricercatore associato presso il Centre d'études de recherche en histoire culturelle e presso l'Institut Convergence, dovete perdonare il mio francese, Migration, ed è l'autore del volume Les Italiens à Bonn, 1865-1940, su appunto le migrazioni italiane in Algeria, pubblicato dall'École Française nel 2017. Non so se Anthony vuole dire due parole prima di cominciare, altrimenti lascio la parola a Ugo e, che avrà anche una presentazione da proporci. Lascio direttamente la parola a Ugo, saluto solo tutte e tutti per appunto questa quarta giornata, quarta sessione, e poi dopo le riflessioni a seguito dei due interventi. Quindi a te, Ugo, la parola. Grazie a tutti due. Je m'excuse, je vais faire cette présentation en français. On pourra discuter en italien. Et donc, je vous remercie, Anthony Arturo, pour votre invitation. J'aurais bien sûr eu beaucoup de plaisir à faire cette intervention en votre présence physique à l'université Romatré, où j'ai eu la chance d'étudier quand j'étais en Erasmus il y a une dizaine d'années, dans le cadre de mon master. Alors, le travail que je vais vous présenter aujourd'hui est issu d'une recherche au long cours que j'ai menée sur la Galite, une petite île qui est située aux confins maritimes de l'Algérie et de la Tunisie, qui est connue surtout parce que Habib Bourguiba y est assigné à résidence par le pouvoir colonial français de mai 1952 à mai 1954. Je vous ai mis une photo qui est très connue où il est sur l'île, qui a été reproduite sur un timbre commémoratif en 1958. Et donc cette recherche, elle a abouti à un premier écrit sous la forme d'un mémoire de recherche d'une centaine de pages que j'avais rédigé dans le cadre de mon post-doctorat à l'École française de Rome. Alors je dis recherche au long cours parce qu'elle est le fruit en fait d'une collecte sur une dizaine d'années de sources qui sont dispersées en France, en Italie et en Tunisie, des sources qui sont d'une grande diversité, puisqu'on trouve des papiers évidemment de l'administration bellicale tunisienne, des minutes et des correspondances des autorités coloniales françaises, aussi bien de Tunisie que d'Algérie, des rapports d'administrateurs maritimes, des sources consulaires italiennes, de nombreux articles de presse. Des comptes rendus aussi de missions scientifiques, comme celle qui est effectuée par le naturaliste italien Arturo Issel en 1877 pour le compte de la Società Geografica Italiana, des récits de voyageurs comme celui d'Alexandre Dumas qui va passer une journée sur la Galite en 1846, des récits d'exilés aussi comme celui de l'anarchiste sarde Romolo Garbati qui séjourne en 1902 avant de rejoindre Bizerte puis le Caire. On trouve aussi des mémoires, des témoignages comme ceux d'un curé de Bizerte qui va s'intégrer à la communauté locale et acquérir quelques lopins de terre dans l'entre-deux-guerres.
mais aussi une importante documentation iconographique et cartographique que nous allons en partie parcourir aujourd'hui. Cette recherche, elle doit aussi beaucoup aux écrits, notamment de l'historien Pierre Soumy, qui a été le premier à s'intéresser au peuplement de la Galice. C'était un spécialiste de la Tunisie coloniale. À l'ouvrage très documenté de l'historien et député communiste italien Silvio Corvisieri. Et enfin, à une documentation mise en ligne par les descendants de ces pêcheurs originaires en grande partie de l'île de Ponza, et notamment Philippe Darcot, qui est un professeur de géologie à l'Université Paris 6, qui, je l'espère, nous écoute et que je remercie. Alors, la dispersion des sources sur la Galite, elle témoigne bien évidemment de l'éclatement des archives de la Tunisie coloniale, mais en fait aussi de l'étendue des circuits de mobilité et des réseaux marchands dans lesquels sont insérés les pêcheurs qui fréquentent l'île au fil des siècles et qui vont s'y installer à partir des années 1870, soit avant l'instauration du protectorat français. La population de l'île, elle va compter à peu près 200 membres au début du XXe siècle et puis décliner à partir des années 30. Puisque les nouvelles générations vont émigrer vers la Tunisie continentale. Je vais y revenir. Alors, ce qui m'a frappé au fil de mon intérêt croissant pour la Galite, c'est finalement l'abondance de la documentation qui est produite pour un si petit espace, puisque cette île, elle est d'une superficie à peine supérieure à 8 km². En fait, elle compose l'archipel du même nom, comme vous pouvez le voir sur cette carte, qui regroupe des petits îlets, des petits rochers, les îlets du Galiton, de la Fouchelle et des Chiens. Pour vous la localiser un peu plus largement, dans un espace méditerranéen un peu plus large, c'est une île qui est située à un peu moins de 50 km de Tabarka. Elle est proche du continent, elle est visible depuis ses rivages, notamment depuis le port algérien de d'Annaba. Je ne sais pas si ma souris marche. Qui est Beaune à l'époque coloniale. Mais l'île, elle n'en est pas moins suffisamment éloignée du rivage pour en fait être une étape interlope pour les navires de pêche et de commerce, un lieu finalement de rencontre en haute mer pour le trafic de contrebande, d'armes, de poudre, de marchandises de tout ordre. Et c'est notamment le cas pendant la période coloniale, la période notamment de la conquête de l'Algérie, pardon. Donc, si vous voulez, on retrouve pour cette petite île de la Galite une pluralité de fonctions, île étape, île relais, île refuge, île prison aussi, mais aussi cette ambivalence des espaces insulaires, à la fois proches et éloignés du continent, à la fois isolés et connectés. Parce que finalement, la Galite est depuis l'Antiquité un espace fréquenté, voire très fréquenté à partir du XVIIIe siècle, que l'on peut dire connecté, un extended archipelagos, au sens que donne à cette formule Peregrine Orden et Nicolas Purcell dans leur livre The Corrupting Sea. Vous le savez, dans leur conception de l'espace méditerranéen, les îles couvrent un territoire d'interconnexion qui est beaucoup plus vaste que leur seul périmètre terrestre. Cette connectivité de la Galite et plus généralement des îles de Méditerranée doit beaucoup aux circulations des marins, mais aussi et surtout des pêcheurs. Sur la longue durée, les va-et-vient des barques de pêche contribuent en fait à lier les îles aux littoraux, les petites îles aux grandes, la mer au continent. Si l'on regarde du côté du bassin occidental de la Méditerranée, les espaces de circulation halieutique adoptent en fait des morphologies qui sont singulières, qui ne se calquent pas tout à fait sur les réseaux des routes maritimes qui sont esquissés par les échanges commerciaux et plus tard les transports de voyageurs, et en fait leurs tracés répondent à des logiques spécifiques qui vont intégrer des territoires de second rang, comme les îles mineures, des lisières de ports, comme les petites plages isolées, qui sont en fait souvent éclipsées par l'historiographie, au détriment bien évidemment des villes-ports vers lesquelles convergent les déplacements et les flux. Le géographe italien Assunto Mori fut, on peut le dire, le premier à saisir la fonction de connectivité des petites îles au prisme des migrations de pêcheurs. Plusieurs de ses travaux montrent dans quelle mesure les mobilités des pêcheurs ont contribué dès le XVIIe siècle au peuplement progressif des îles des golfes de Naples et de Gaëta, et à partir des années 20, inversement, au repeuplement des centres côtiers de la façade tyrrhénienne.
Alors, c'est le cas du peuplement des petites îles de Ponza, de Ventotene, d'Ischia, mais aussi des grandes îles comme la Sardaigne, dans lesquelles, en fait, les familles de corailleurs de Torre del Greco, notamment, ont pris une part importante. On pourrait bien sûr prendre d'autres exemples, comme par exemple les pêcheurs de Trani, surnommés au XIXe siècle les hirondelles des mers, qui sillonnent la Méditerranée et qui vont laisser des sédiments de peuplement sur tout le bassin méditerranéen. Et finalement, ce sont ces circuits halieutiques s'élargissant au gré de l'épuisement des ressources, de l'accès à de nouveaux territoires de pêche, permis notamment par la colonisation au Maghreb, qui vont conduire les pêcheurs italiens à s'installer sur la rive sud de la Méditerranée et in fine sur l'île tunisienne de la Galite au cours du XIXe siècle. Les itinéraires migratoires des premières familles qui s'installent à la Galite s'insèrent en fait dans, on peut dire, deux schémas de mobilité à la fois distincts et entremêlés. Le premier schéma est celui des migrations circulaires liées à l'exploitation et au commerce du corail rouge, qui prennent en fait une importance considérable au XIXe siècle. Je vous montre ici une carte de l'Atlas des migrations en Méditerranée qui concernait mon travail de thèse à partir justement de cette Méditerranée du corail pour montrer comment s'imbriquaient les circulations et l'implantation à Beaune des gens issus de cette Méditerranée du corail, des Italiens issus de cette Méditerranée du corail. Alors on le sait, les îles, elles sont exportatrices d'hommes, hein, nous disait Fernand Braudel, et en fait on peut aisément dire hein, que le peuplement italien du Maghreb pendant la période coloniale est très majoritairement insulaire. Les grandes îles, bien sûr, Sardaigne, Sicile, mais aussi les petites îles comme Ponza, Ventotene ou Ischia, qui en fait fournissent une main-d'œuvre importante aux patrons de barque de Torre del Greco, qui au XIXe siècle sont très majoritairement ceux qui exploitent les eaux maghrébines et qui vont, à partir des années 1840, s'installer à Beaune et surtout à La Cale. Et en fait, on a, à partir des années 1870-1880, un épuisement des bancs de corail maghrébins, une fermeture aussi progressive de la pêche aux étrangers, et puis la découverte de nouveaux gisements, notamment à Chiacca, au sud de la Sicile, qui vont pousser une partie des corailleurs à s'expatrier à nouveau, et dont certains à passer la frontière et s'installer en Tunisie et notamment à la Galite. Donc, si vous voulez, la sédentarisation des familles qui vont passer par Beaune et La Cale se fait dans ce contexte singulier de déclin de la pêche du corail dans la région. Et ils trouvent en fait à la Galite un territoire maritime qui est riche en ressources, qui est fréquenté par eux de longue date, qui est vierge de toute autorité et encore sauvage. Antonio d'Arco, dont vous avez ici une photo, a semble-t-il été le premier à s'y sédentariser. Il est né en 1827 à Ponza. Il va s'installer à La Cale en 1867 comme pêcheur de corail, suivi par plusieurs membres de sa fratrie, sa femme, ses premiers enfants. Il va y obtenir la naturalisation française. Et puis, il va séjourner durablement une première fois avec sa famille à la Galite en 1872 et 1873, avant de s'y implanter définitivement entre l'été 75 et l'été 76. Donc, cette petite famille, on a pas mal de témoignages, dont ceux d'Arturo Ruiz, seuls vont s'installer dans les grottes, avant de bâtir, on va le voir, quelques maisons en dur et finalement fonder un petit village sur l'île. Suivent à ces pionniers plusieurs familles originaires de Ponza, certaines qui vont venir directement et d'autres qui vont effectuer, comme les Darco, un passage par Beaune et La Cale. On trouve aussi des Espagnols naturalisés français qui, en fait, appartiennent au même réseau des circuits corallins. Le second schéma de mobilité, je vous mets ici une carte des lieux de naissance des propriétaires galitois de 1933, et je vous parlerai après de la source qui m'a permis de réaliser cette carte, mais bon, c'est simplement pour avoir un aperçu des lieux d'origine de cette population. Donc, le second schéma de mobilité connecte Ponza en fait à la Tunisie, mais aussi à la Sardaigne, puisqu'il est lié à l'exploitation non pas du corail, mais de la langouste rouge. En fait, l'organisation de cette pêche, elle répond à des logiques bien particulières, puisqu'elle implique pour les pêcheurs ponzési
solliciter le concours de revendeurs, d'armateurs qui sont installés dans le port de Cagliari, qui est au 19e siècle le pôle central de la pêche langoustière italienne. C'est là que sont armés en fait les navires viviers qui vont gagner les zones de pêche, récupérer les langoustes vivantes, les transporter jusqu'en Sardaigne avant de les conditionner et de les exporter. L'exploitation de la langouste va devenir la principale activité, le principal moyen de subsistance de la population de la Galite jusqu'à la fin de la période coloniale. Et plus encore, c'est autour de son exploitation que va s'organiser la vie quotidienne sur l'île, que vont se tisser progressivement les liens avec l'administration du protectorat, puisque le droit de pêche va servir de levier de négociation utilisé par la résidence générale française pour inciter les pêcheurs italiens notamment à se naturaliser. Ça va être aussi un terrain de concurrence et d'échange permanent avec l'Italie. Cette concurrence entre la France et l'Italie s'articule à une autre dimension qui est liée à la position géostratégique de l'île. Puisqu'en fait, la Galite, c'est le point le plus au nord, le plus septentrional d'Afrique. Et donc, elle constitue assez logiquement un espace convoité parce qu'elle est un poste avancé pour la surveillance des circulations maritimes à la fois le long des côtes maghrébines, mais aussi du canal de Sicile. Donc, les îles, hein, comme l'explique très bien par exemple Guillaume Calafat dans son livre La mer jalousée, remplissent un peu cette fonction de glacis du territoire continental dans le cadre de la surveillance des mers et des côtes. Plus encore, on le voit bien aujourd'hui, à l'heure de la conquête mondiale des mers et des océans, les espaces maritimes qui entourent les îles forment des extensions territoriales sur lesquelles les États peuvent exercer une souveraineté, des droits de douane, des pouvoirs de police. Alors, je ne vais pas trop développer ce point, mais l'un des aspects qui m'a beaucoup intéressé est que, en fait, la Galite offre un micro-terrain d'enquête pour étudier les mécanismes coloniaux de l'appropriation des espaces insulaires et côtiers du Maghreb. En fait, au cours des années 1870-1880, on trouve une pluralité d'acteurs qui tous en fait convoitent la propriété de fait ou de droit. Les pêcheurs de corail et de langoustes qui la fréquentent depuis des générations, qui font valoir leurs droits d'usage sur l'île et les eaux qui l'entourent, qui jouent aussi de leur pluralité d'appartenance italienne, française par naturalisation, mais aussi tunisienne. L'Italie, qui par l'intermédiaire de ses représentants consulaires se prévaut de l'origine italienne des pêcheurs qui s'y sont installés. Le bey de Tunis, qui revendique une souveraineté territoriale qui est en fait difficilement contestable du point de vue du droit international et qui va tenter d'expulser les premiers habitants. La Grande-Bretagne, qui a quelques ambitions économiques alors sur la Tunisie et qui va chercher à sécuriser son commerce dans la région. Et enfin la France qui lorgne sur cet emplacement stratégique depuis l'Algérie notamment, hein, dès les années 1830 et qui va finir par y asseoir son autorité après 1881 par la modiation de ses terres, la nationalisation de ses eaux et la naturalisation d'une grande partie des habitants. Donc, si vous voulez, le fait que quelques familles de pêcheurs se sédentarisent sur une île jusqu'alors inhabitée durablement, en fait, fait basculer son statut d'espace à celui de territoire à occuper, à administrer, à mettre en valeur. Reste que, comme le constate le directeur général des travaux publics de la résidence générale à Tunis en 1902, les pêcheurs de la Galite vivent un peu comme hors du temps colonial. Ils refusent en fait toute forme de cohabitation, que ce soit avec la représentation bellicale, les adjudicataires privés à qui on va concéder quelques concessions pour l'exploitation des carrières ou d'agriculture, mais aussi hein, les premiers représentants de l'administration française. L'action de Fage va être décisive puisque en fait, à la suite de son rapport, va être engagée la mise en administration de l'île. Et en fait, elle démarre concrètement en 1903, soit plus de 20 ans après le début du protectorat. Donc il y a un cérémonial bien particulier hein, aux accents républicains et colonialistes qui va être organisé. En pleine saison de pêche à la langouste, débarque de Bizerte une délégation française de fonctionnaires, de soldats,
qui vont échanger quelques mots avec les habitants, vont planter le drapeau français, vont faire tirer 21 coups de canon. Et cette cérémonie, elle est importante parce qu'au-delà du basculement dans le statut de l'île, elle est aussi relayée par la presse très largement au Maghreb, mais aussi en métropole. Et en fait, on a des chroniques hein, qui vont présenter Antonio d'Arco comme un roi tyran, un nouveau Monte Cristo, et qui vont décrire un peu cette population de la Galide comme une colonie de Robinson, pardon. Alors, je voudrais à présent aborder la question du peuplement de l'île par deux biais, afin de me raccrocher un peu à la dimension méthodologique du séminaire sur les digital humanities. Celui de l'appropriation des terres et celui des mariages abordés à partir d'une source, le cadastre. Je vous donne quelques références pêle-mêle qui m'ont en fait été utiles pour exploiter cette source. Cela pour étudier de manière diachronique et quantitative à la fois des phénomènes de mobilité spatiale et sociale, mais aussi pour appréhender les logiques de transmission du foncier et de filiation finalement avec le peu de sources dont je disposais pour cela. Simplement, il y a les travaux de Gérard Delisle, notamment sa thèse, me semble-t-il, mais aussi ses contributions dans l'ouvrage collectif de Biget, Hervé et Thébert, qui avait été publié à l'École française de Rome, les travaux aussi de Rosa Parisi sur Ponza, qui m'ont été très utiles. Donc pour la Galite, la mise en registre et en plan de la propriété foncière, elle va être établie finalement qu'en 1933, même si on a un premier levé parcellaire qui a été effectué en 1898, mais que je n'ai jamais retrouvé. Donc j'ai pu mettre la main sur le cadastre de 1933 que j'avais trouvé donc dans les archives nationales de Tunis, qui est un document assez exceptionnel, qui comprend en fait cinq feuilles à l'échelle 1 millième. Un millième qui reproduisent la partie habitée de l'île, qui est accompagnée d'un schéma d'assemblage des calques, ainsi qu'un répertoire récapitulatif qui liste les parcelles, les noms et les prénoms des propriétaires correspondants. C'est pas tout à fait une matrice de cadastre, puisque on n'a aucune information sur la superficie des parcelles, ni sur la nature précise de leurs usages. Et donc, je n'ai pas retrouvé cette matrice, je ne sais pas si elle a jamais été constituée en tant que telle. Donc, j'ai procédé à partir de ce calque hein, qui fait plusieurs, enfin, ouais, qui doit faire 1,50 m ou quelque chose comme ça en assemblée, à sa vectorisation dans un logiciel de cartographie SIG et à la vectorisation donc, de chacune des parcelles. Il y en a 986 au total, dont 933 qui sont en fait des parcelles de culture. Et ça m'a permis notamment de récupérer des informations sur la superficie des parcelles. Pour compléter ces deux opérations, j'ai procédé en fait à une recherche généalogique sur les 50 propriétaires via plusieurs sources, essentiellement les actes d'état civil et les dossiers de naturalisation. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail évidemment de ce traitement, mais la mise en commun de ces données ouvre un certain nombre de pistes. Ici, je vous montre une des cartes que j'avais insérées dans le mémoire, qui montre la répartition par famille, notamment, et par propriétaire. On voit par exemple que la totalité des parcelles cultivées en 1933 appartient en fait aux enfants et aux alliés des pionniers qui sont arrivés à la Galite au cours des années 1870-1880, puisqu'ils possèdent en fait les deux tiers du total. Il s'agit en gros des trois premières familles que vous avez, les Antonio d'Arco, Silverio Masella et André Vitiello. En fait, il est difficile de trouver un propriétaire qui n'a pas de lien familial avec l'une des trois familles pionnières de l'île. Celle qui est décrite hein, dans les sources, notamment par l'écrivain Armand Guibert, qui visite l'île en 1938 comme la Trinité régnante. On observe aussi la faible dimension des lots qui résulte en réalité de la division qui va se faire entre les premiers héritiers. Évidemment, après le décès des pionniers, les veuves, les fils, puis les petits-fils se partagent les terres, et donc ça va évidemment morceler les propriétés originelles.
Et en fait, les propriétés empiètent sur les chemins vicinaux, empiètent aussi les unes sur les autres, ce qui explique aussi les nombreux conflits qu'il y a au sein des familles et qui sont rapportés et qui inquiètent les autorités coloniales. On a évidemment un nombre important de femmes propriétaires, exclusivement des veuves, qui vont se partager près d'un cinquième des parcelles en 1833. Et puis, les terrains qui restent se partagent parmi les descendances des pionniers au second degré, mais aussi par quelques familles parentes arrivées postérieurement, quelques propriétaires aussi qui ne résident pas sur l'île. C'est le cas de l'abbé Bourbonneau, dont les parcelles ici sont recensées autour de l'église. Donc ce curé-là, il a une histoire un peu particulière. Lui, il est propriétaire de 8 terrains au cœur du village. Il raconte dans ses carnets comment il achète les terrains aux Galitois. Donc il les monnaie hein, auprès de la population. Il va y cultiver la vigne, procéder aussi à des excavations de vestiges archéologiques. Donc c'est une île hein, où il y a des tombes puniques qui a été aussi occupée par les Romains. Et donc en fait, les pêcheurs eux-mêmes procèdent à des fouilles archéologiques, revendent les vestiges trouvés de manière complètement illégale. Alors l'entre-soi qui ressort du mode d'appropriation et d'occupation des terres galitoises résulte aussi en fait des pratiques matrimoniales de leurs occupants. Évidemment, il y a un nombre restreint de familles qui se sédentarisent et on intègre de manière limitée des éléments extérieurs. Et de fait, la structure de la société galitoise se caractérise par une très forte homogamie et même endogamie. Alors c'est ce que j'ai essayé de montrer à travers une analyse des mariages via un logiciel d'analyse de réseau qui s'appelle PUC, qui sert à analyser les réseaux de parenté. Et donc ça permet de rendre compte des circuits d'alliance étroits des populations de la Galite. J'ai dans ce but constitué une base de données généalogique à partir des actes d'état civil et des dossiers de naturalisation qui comprend à peu près 500 individus sur 6 générations et qui répertorie près de 140 unions. Alors, ce n'est pas une base de données exhaustive ni représentative pleinement, mais le traitement de ces données permet de saisir un certain nombre d'éléments, notamment l'importance des mariages d'affinité, qu'ils soient collatéraux ou croisés. Bon, je vous parle un peu de démographie historique, mais. Et donc, ça montre qu'il y a un degré de consanguinité très élevé sur l'île, plus de 25%. Et c'est intéressant parce qu'en fait, on retrouve dans ces comportements, dans ces schémas matrimoniaux, un peu ceux étudiés par Rosa Parisi à propos des pionniers iskitani qui vont peupler l'île de Ponza au XVIIe siècle, au XVIe siècle, pardon. Donc des mariages consanguins au premier et second degré, des mariages entre cousins, des mariages doubles, parallèles, croisés. Le deuxième élément, c'est la pratique d'union prohibée par le droit canon. Ici, je vous montre un exemple de mariage entre Angele Mazzella avec Antoine d'Arco, je vous mets ici, ici, et son frère Joseph, puis son frère Joseph. Et en fait, hein, ces mariages sont en porte-à-faux avec les prescriptions canoniques pour plusieurs raisons, parce que c'est un mariage léviratique et de consanguinité aussi cumulé à différents degrés, au premier et au deuxième degré. Et en fait, ce type de parentèle étroite concerne l'ensemble de la population galitoise, où les entrecroisements entre les familles pionnières sont très nombreux, et puis se multiplient assez logiquement chez la descendance, rendant finalement les schémas de parenté insulaire extrêmement complexes. Voilà, bon, je passe tout ça. Je me suis intéressé aussi, je me suis questionné sur la manière dont pouvait être légitimé ce type d'union, puisqu'il y a une présence sporadique de l'autorité ecclésiastique. Et donc, hein, on sait que les populations maritimes sont relativement attachées au respect, on va dire, des règles canoniques. Mais voilà, donc je vous ai mis un témoignage de l'explorateur Charcot qui visite l'île en 1930, 1928 et qui donc explique que les mariages sont légitimés a posteriori par l'autorité religieuse.
Voilà, donc cette courte présentation du cadastre de 1933 montre en fait toute la potentialité du traitement par SIG pour appréhender les phénomènes d'implantation des communautés de pêche italiennes sur le pourtour méditerranéen. Et avec le traitement des données cadastrales et des données nominatives, on peut en fait démultiplier ce type d'études sur d'autres espaces insulaires, comme par exemple l'île tunisienne de Zambra, qui accueille aussi une communauté italienne à partir des années 1880. L'étude des pratiques matrimoniales des Galitois offre aussi un précieux aperçu de la manière dont se constituent en fait les identités généalogiques des communautés de pêche des espaces insulaires de Méditerranée au 19e et au 20e siècle. Quand on a un corpus qui le permet, cette approche généalogique plurigénérationnelle permet d'appréhender sur la longue durée des lignées, des réseaux de parenté qui se constituent en fait non pas dans un espace fixe et conscrit, comme si on étudiait par exemple un village, mais dans un espace de mobilité halieutique qui est mouvant et qui intègre aussi les littoraux italiens, maghrébins, mais aussi ceux de la Méditerranée septentrionale, puisque beaucoup de Galitois rejoignent le sud de la France après l'indépendance de la Tunisie en 1956. Voilà, je vous remercie, je m'arrête là. Ugo, grazie mille per il tuo intervento che veramente ci ha dato tantissimi spunti. Senti, le domande le facciamo successivamente. Ti chiedo solo se puoi ripetere, perché c'è stata una domanda in chat, il programma che hai utilizzato, il software che hai utilizzato per fare le relazioni tra le famiglie. Bene. No, Hugo, il te demandais en fait le nom du logiciel, quoi, du software pour Ouais, c'est l'analyse des le réseaux qui te dit TikTok, c'est comment ça s'appelait? TAC. C'est un logiciel gratuit qui a été développé par Ok. un. Enfin, je vous mets les liens. Parfait, Perfetto, merci. Grazie mille, poi altre riflessioni, diciamo, sui temi che hai toccato. Le facciamo successivamente perché veramente sia in generale sia anche personalmente per aver studiato Ponza davvero hai dato tantissimi spunti, tantissime sollecitazioni e ti ringrazio già da ora. Adesso però ci spostiamo leggermente più a nord dalla Tunisia alla Sardegna. E vedete, vedete in videocamera Giampaolo Salice. Giampaolo è un amico e collega storico modernista dell'Università di Cagliari, è ricercatore presso il Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell'Università di Cagliari e svolge ricerca nell'ambito della storia moderna con riferimento soprattutto al contesto euro-mediterraneo, soprattutto su diaspora e mobilità, scusate, diaspora e mobilità territoriali, ascese sociali, politiche di riassetto insediativo e colonizzazione interna, sia relativamente alla Sardegna, sia per quanto riguarda il resto del Mediterraneo. È responsabile scientifico del programma di ricerca Migrazioni straniere e colonizzazione interna nel Mediterraneo d'età moderna. Ed è coordinatore del Centro di Ricerca ed Ecosistema Digitale per la Promozione dell'Umanistica Digitale dell'Università di Cagliari, nonché ha fondato e dirige, se non sbaglio, il laboratorio Ludica dell'Università di Cagliari, laboratorio di Umanistica Digitale. L'intervento di Giampaolo verte sul popolamento e sulle questioni terrestri e marittime che riguardano comunque la Sardegna, giusto Giampaolo? In parte. No, non ti sentiamo. Aspetta, sei attivo come, sì, come relatore. Il microfono ce l'hai acceso. Vuoi provare ad uscire e rientrare? Non lo so. Aspettate.
Ovviamente per chi ha avuto modo di seguire anche i seminari precedenti, avete visto già dall'intervento. Ora mi Ora sentite? sì, ora sì. Perfetto, c'è stato un problema con il microfono. Bene. Okay. Stavo finendo di dire per chi aveva già seguito i seminari precedenti, già dall'intervento di Ugo Vermeren, ma lo vedrete anche con l'intervento di Giampaolo. Ci sono dei fili rossi che un po' collegano tutti i diversi incontri e diciamo questo, siamo come organizzatori assolutamente lieti di questo perché in qualche modo vuol dire che un pochino ci avevamo visto giusto. E quindi Giampaolo, hai delle slide da mostrare? Sì, Ok. mostro, posso condividere lo schermo già da subito. Quando vuoi tu, il tavolo è tuo. Perfetto, grazie Arturo, io ti e vi ringrazio per questo invito così cortese. Mi scuso se mi sono connesso solo in ritardo, ho avuto qualche problema a farlo prima, ma questo intervento importante, questo pomeriggio e anche questo ciclo di incontri che state organizzando perché mi ha aiutato a porre, come dire, in ordine delle questioni su cui pure sto lavorando in questo periodo. In realtà non parlerò solo di Sardegna, ma e non mi sposto all'inizio di questo intervento tanto dall'area geografica su cui siamo adesso, su cui Ugo ha parlato poco fa, perché io farò più un discorso relativo alla dimensione marittima dei popolamenti, no? Sempre, e anche alla relazione, alla circolazione di modelli e di popolazioni, di agenti, di individui che consentono, che fanno di questa vicenda, la vicenda del popolamento. Io mi occupo soprattutto delle isole, in questo momento delle isole tirreniche del Mediterraneo occidentale, come appunto queste circolazioni consentono a modelli che si sviluppano in maniera puntuale di espandersi e di essere sperimentati, tentati, non sempre con successo, anche altrove. L'isola è come è stato ripetuto anche in questi incontri dai colleghi e colleghe che ci hanno preceduto, nel luogo comune, è un luogo comune. Spesso associata all'isolamento o all'identità, cioè alla resistenza al cambiamento. In realtà, come voi sapete benissimo, spesso questi spazi sono luoghi di sperimentazione, di innovazioni che poi vengono sviluppati ulteriormente altrove, in contesti anche non isolani. La storia che racconto stasera, che provo a riassumere stasera, che fa parte di un lavoro che sto ultimando, racconta appunto questo ruolo, come dire, sperimentale delle isole, questo contaminarsi in un dialogo, che non sempre, è mediato da territori che non sono insulari, ma un dialogo diretto tra isole, isole che si creano, da se stesse in qualche modo, attraverso delle circolazioni che sono soprattutto marittime, cioè il tema del popolamento di queste isole è legato, alle urgenze poste, dal mare. Ed è anche legato come risposte, agli strumenti che il mare può offrire proprio per rispondere ad una serie di ragioni che sono appunto quelle di rendere questi spazi più produttivi. È il luogo di incubazione di questa storia, della storia di cui parlo oggi, che però è anche il luogo di incubazione di modelli importanti, è il Nord Africa, è l'isola di Tabarka da cui parto stasera. Perché l'isola di Tabarka, come sapete, all'inizio, insomma, nel 500, quando entra nella zona di influenza della Spagna imperiale, poi viene ceduta a una importante famiglia patrizia genovese e Lomellini diventa una impresa marittima
importante e significativa, incardinata soprattutto intorno alla pesca del corallo. Il corallo è un elemento molto importante nell'economia mediterranea della piena età moderna perché è una merce fondamentale per dialogare economicamente non solo con i mercati levantini. Il corallo si scambia con i diamanti e con le altre pietre preziose che provengono dall'Estremo Oriente. E intorno al corallo viene edificata, su questo ha scritto la Trivellato, viene proprio costruita una fiera a Livorno che in qualche modo coordina il mercato del corallo con altri mercati che pure attraversano questa città rifondata tra la fine del 500 e l'inizio del 600. Livorno, sotto questo profilo, diventa un punto di riferimento importante, tanto se non più di Marsiglia e Genova. Quindi il corallo è un motore di economia ed è anche il motore delle storie, di cui sto per parlare. Quello che i Lomellini costruiscono a Tabarca, cioè una colonia, di popolamento che ha come primo obiettivo quello di pescare il corallo e quindi di metterlo a disposizione di questa famiglia, è un modello che poi, soprattutto nel Settecento, viene esportato, si cerca di esportare anche altrove. Il livello dei prezzi tra 600 e 700 del corallo aumenta di 4 volte, quindi genera, come dire, dei profitti che hanno una dimensione veramente considerevole. La cappella privata, dove c'è il patronato, dei Lomellini a Genova, per lo sfarzo barocco, che la caratterizza, costituisce uno degli elementi che plasticamente dimostrano quanto la potenza e la forza economica che il corallo può attribuire a chi controlla il mercato di questo bene così importante. La situazione è quindi, insomma, in qualche modo Tabarca costituisce uno spazio sperimentale analogo, anche se diverso, a quello che le Azzorre in qualche modo giocano nei confronti della colonizzazione americana, no? La produzione di zucchero attraverso l'impianto di una forza schiavile nelle Azzorre diventa un modello economico che poi viene, come dire, esportato e utilizzato ad una scala molto maggiore nelle colonie americane, portoghesi e anche in quelle spagnole. Ecco, ad una scala più ridotta e dentro lo spazio mediterraneo, è questo anche che si cerca di fare con l'esempio di Tabarca. Proprio perché tra 600 e 700 il prezzo di questo genere del corallo aumenta così tanto, è proprio perché assottigliano le possibilità per la colonia tabarchina di resistere in quello spazio, questa popolazione cerca altrove una collocazione che le consenta di continuare ad essere protagonista o comunque parte di questo mercato del corallo, magari a condizioni migliori rispetto a quelle godute sotto il controllo della famiglia Lomellini a Tabarca in Nord Africa. Nel 1741 Tabarca viene occupata dalla reggenza di Tunisi, ma già prima, pochi anni prima, il popolo tabarchino, diciamo così, ha cercato altrove la possibilità di una nuova vita e di una nuova sistemazione, aprendo una interlocuzione con il Regno di Sardegna. Questi due territori, la Tabarca e la Sardegna, sono già dal 500 in qualche modo legati, perché Tabarca ha svolto tradizionalmente nel quadro della monarchia imperiale spagnola un ruolo di sostegno anche di carattere sia alimentare che strategico-militare nei confronti della Sardegna. E questo vincolo in qualche modo è rimasto anche nella memoria collettiva dei tabarchini, che in effetti, quando incominciano le trattative, siamo nella seconda metà degli anni 30 del Settecento, con il re di Sardegna, cioè con Casa Savoia, mettono subito sul piatto questo rapporto speciale, questo rapporto privilegiato di assistenza, quasi di sorellanza tra queste due isole. Il progetto di distanziamento di una colonia di tabarchini, che quindi si sposta da Tabarca verso la Sardegna, viene accolto dalle autorità viceregie prima e poi regie
del Regno di Sardegna perché si sta aprendo all'interno di questo regno, come in tutta Europa, una stagione politica di grande attenzione nei confronti dei progetti di ripopolamento o popolamento interno. Però, contrariamente a quanto la storiografia forse ha detto finora su questo aspetto, su questa colonizzazione, il progetto è soprattutto un progetto che parte dai tabacchini, cioè prende forma a partire da questa negoziazione, questa trattativa, il disegno di un Mediterraneo tabacchino, incardinato proprio sull'economia. Sul corallo, cioè i tabacchini cercano di costruirsi uno spazio d'azione che li renda più autonomi rispetto a quanto non siano stati in passato, quindi cercano di acquisire dei privilegi specifici per muoversi verso la Sardegna, e non verso la Sardegna, l'isola principale, ma sono, e questo lo scrivono, lo precisano, sono interessati a stanziarsi solo in un'altra piccola isola. Un po' più grande forse di Tabarca, ma comunque che li tenga ben separati dal resto dei sarti. Quindi come dire, l'insularità, la piccola insularità, è un elemento strategico nel disegno di questi migranti disponibili a farsi coloni all'interno del Regno di Sardegna. Proprio perché quello che loro vogliono è cercare di mantenere vivo la loro attività intorno al corallo, e questo lo possono fare nel Basso Sulcis in Sardegna, dove alla fine del 600 sono stati scoperti degli importanti banchi corallini. Lo possono fare solo all'interno di un'isola, scelgono l'isola di San Pietro, perché non è abitata, diversamente da quella di Sant'Antioco, che è parzialmente occupata da coloni provenienti dalla città regia di Iglesias. La colonia di San Pietro si trova sia nei pressi di questi banchi corallini che vengono sfruttati dalla fine del 600 da centinaia di coralline che arrivano dal Regno di Napoli, dal Regno di Sicilia e dalla Liguria, ma anche perché l'isola di San Pietro è una delle aree di passaggio del tonno rosso, che è pure un altro genere che i tabacchini sono abituati a trattare. Loro incontrano in questa negoziazione un giovane feudatario, che decide di investire i propri ingenti capitali in questa operazione di migrazione, quindi finanziando la migrazione e lo stanziamento e sostenendo economicamente e finanziariamente i primi anni di attività di questi coloni, concedendo a loro un decennio di franchigia fiscale, il Bernardino Genovese, che diventerà Duca di San Pietro, è il protagonista di questo finanziamento che consente ai Carolini, a quelli che diventeranno i Carolini, di migrare. Ecco, però lui, come dire, anche lui accoglie la proposta sostanzialmente dei tabacchini. Il progetto, per come viene configurato, è un progetto quindi che parte dal basso, è un progetto dei coloni, è una linea strategica che viene promossa da questi coloni, dalle elite che li guidano, soprattutto dal loro capo, che è uno dei loro rappresentanti, che è Giacomo Rombi, e poi un altro mediatore che si chiama Agostino Tagliafico. Sono mercanti, sono anche corsari, sono profondi conoscitori quindi di tutto il distretto marittimo di cui stiamo parlando. Conoscono personalmente i luoghi nei quali vanno ad insediarsi per averli frequentati sia come mercanti che come corsari. Hanno contatti con Genova, si muovono con Torino naturalmente, quindi hanno una rete anche, diciamo così, diplomatica che consente loro di dialogare ai massimi livelli istituzionali per portare a compimento questo tipo di progetti. Questa forza di contrattazione di questi individui è data loro dall'avere a disposizione un capitale umano di grande consistenza per il tempo. Questi sono i coloni che in prima battuta si stanziano nell'isola di San Pietro, provenienti da Tabarca. Come vedete, abbiamo una certa prevalenza di uomini,
qua in blu, ma ci sono anche molte donne che sia mogli, quelle in rosso, che poi figlie minorenni o comunque infanti o adolescenti. È un capitale umano molto significativo quello dei Tabarchini perché non è solo quantitativamente rilevante, qua stiamo parlando di circa 100 per all'inizio stiamo parlando di 150 persone come primo stanziamento che poi è destinato a crescere per aggiunte per ondate successive. Ma è importante questo capitale umano, è molto significativo perché è un capitale umano specializzato appunto nelle attività di pesca e anche in parte di trasformazione di quel genere così importante come il corallo. Perché è un capitale umano dotato di perizia marittima, che è merce molto rara nel Regno di Sardegna, e perché è dotato di connessioni mediterranee che sono estremamente significative se messe a disposizione di un governo che ha intenzione di incentivare queste relazioni per lo sviluppo del commercio e quindi per l'aumento degli scambi e anche delle entrate tassabili nel Regno. I Tabarchini guadagnano, grazie a questo loro capitale umano, un potere negoziale considerevole, ottengono delle condizioni estremamente vantaggiose per lo stanziamento, ma nel momento appena successivo al successo di questo progetto, che ha successo proprio perché è fortemente voluto da coloro che si stanziano, cioè dalle persone che sono effettivamente incaricate di dare sostanza a questa colonizzazione, a questo popolamento. Ma nel momento successivo, il disegno di queste elite tabarchine, forti appunto di questo capitale umano, del successo che questo capitale umano consente di ottenere, come dimostra proprio Carlo Forte fin da subito, chiedono di più ai loro interlocutori privati e pubblici all'interno del Regno di Sardegna. Chiedono, per esempio, che gli venga attribuita anche, intanto propongono l'acquisto di Tabarca da parte del Regno di Sardegna. Loro vogliono mantenere il controllo di Tabarca, ma farlo da sudditi sardi. Loro, nel momento in cui si trasferiscono a Carloforte, vengono naturalizzati sardi, diventano sardi e vogliono mantenere il controllo di Tabarca e anche dei residui, banchi corallini che sono presenti in quell'area. Chiedono e si negoziano con l'autorità tunisina per facilitare il dialogo tra il re di Sardegna, Carlo Emanuele III, e le reggenze tunisine, che sembrano disposte in qualche modo a cedere l'isola più o meno alle stesse condizioni con cui l'isola veniva tenuta prima dai Lomellini. Ecco che quel modello di impresa diventa interessante non solo per la Sardegna, ma per la stessa Tunisi che è anche per Algeri, perché queste reggenze traevano dei profitti dalla presenza di questa colonia tabarchina sulla costa africana del Nord Africa. Quindi addirittura arrivano a consentire delle esenzioni fiscali, nella trattativa si parla anche di questo. Questa vendita o questa cessione non si consuma, però la trattativa è significativa perché dimostra qual è la visione di questi tabarchini, come loro si muovono su uno scenario che non è isolato, però è ben agganciato a questo mondo delle isole. Mentre si stanziano a Carloforte, immediatamente entrano in competizione con le coralline napoletane, con quelle siciliane e cercano di cacciarle da questo spazio marittimo perché vogliono monopolizzarlo. Addirittura entrano in conflitto con i Liguri, con i genovesi che sono presenti nell'area. E questo è interessante perché mostra come i tabarchini non si sentissero più genovesi.
genovesi, nonostante spesso vengano associati per comunanza di origini, per lingua e anche per altri attributi di carattere culturale. Ma ci sono proprio documenti che mostrano come c'è uno scontro molto duro, addirittura il capo dei Carolini insulta la bandiera genovese, il console genovese a Cagliari protesta con il viceré, che però non interviene perché le autorità sarde sono ben liete di vedere che finalmente questo regno si sta prendendo le proprie risorse attraverso un personale che si è assoggettato, che è diventato suddito del re di Sardegna. Non è tutto. I tabarchini chiedono di avere anche l'isola dell'Asinara, che si trova nel nord della Sardegna. Vengono addirittura prodotti, sempre grazie all'intervento del Duca di San Pietro, che ha promosso lo stanziamento di Carloforte, vengono realizzati dei capitoli, quindi è una negoziazione che va molto avanti, che si formalizza davanti ad un notaio e produce una serie molto cospicua di capitoli, di accordi per la creazione di una nuova cittadina nell'isola dell'Asinara, che si sarebbe chiamata, sarebbe dovuta chiamare Villa Vittoria, in onore del così come Carloforte si chiama così in onore di Carlo Emanuele III. Villa Vittoria avrebbe celebrato il nome del figlio del sovrano, Vittorio Amedeo, appunto. E Villa Vittoria, non diciamo così, è il tentativo tabarchino di prendersi quest'area, che pure era punteggiata di banchi corallini, quindi però diversamente da San Pietro, che era ben collegata alla costa nordafricana e che quindi consentiva ai tabarchini di controllare, di mantenere quelle relazioni che avevano costruito negli anni di permanenza tabarca, beh, l'Asinara consente di avvicinare, di toccare molto più rapidamente, anch'essa in un rapporto con la parte meridionale del Regno di Sardegna, di connettersi a Marsiglia, a Genova e soprattutto al porto di Livorno, che, come ho detto prima, era un po' uno dei cardini più importanti per lo smercio di questo tipo di genere come il corallo. E naturalmente, una volta aperte queste linee di connessione, potevano circolare all'interno di queste linee di scambio anche altri prodotti, eventualmente prodotti, scusate il bisticcio di parole, all'interno di questi contesti territoriali. L'Asinara, come l'isola di San Pietro, risponde perfettamente a quelle che sono i desiderata dei tabarchini. È isolata ed è quasi spopolata, se si è fatto salvo la presenza di alcuni pastori corsi o comunque sardocorsi, e quindi è staccata dall'isola principale. Ancora una volta loro manifestano il desiderio di vivere separati dall'isola madre, chiamiamola così, per poter costruire, ricostituire il proprio mondo, quindi anche in termini sociali interni, le gerarchie interne, senza intromissioni da parte di poteri, di giurisdizioni esterne. Non è un problema etnico, naturalmente, è un problema di autonomia, è un problema di indipendenza sotto il profilo giurisdizionale, soprattutto questo, e quindi dialogo anche diretto con l'autorità regia, con la corte, senza filtri, senza intermediari baronali, ecclesiastici e quant'altro. Questo disegno di una Asinara tabarchina, in realtà, come dire, è la risposta che i tabarchini hanno ad una iniziativa precedente, che è stata promossa invece da un gruppo di manioti, 1733, un gruppo di manioti provenienti da Paomia, una cittadina. Qui non è segnato perché ho messo le colonie sarde, ma nel database c'è anche questa colonia di Paomia, che si trova qui a nord di Ajaccio, che è stata fondata negli anni 70 del 600 da Genova, con circa 700 manioti greci provenienti dal Peloponneso, dalla penisola di Mani, i quali hanno fondato proprio una colonia, diciamo, sul costone di una montagna, ma non lontana dal mare. Questa colonia è stata distrutta proprio negli anni 30, perché i corsi si sono ribellati al dominio genovese. Quando questo avviene, i greci di Paomia si schierano a fianco della Repubblica di Genova, e quindi vengono puniti per questo. Il loro villaggio viene raso al suolo sostanzialmente, e quindi sono costretti questi greci a rifugiare, a riparare ad Ajaccio, dove Genova paga loro un soldo, un biscotto quotidiano, insomma,
famiglia, un sostentamento. Stiamo parlando di 700, più di 700 persone, quindi un popolamento molto oneroso, una presenza molto onerosa anche per le casse di Genova che erano dissanguate da questa ribellione. E quindi a un certo punto questi greci, inizialmente ai Magnotti non viene concesso dalla Repubblica di Genova di espatriare, di andare fuori dalla Corsica, e quindi in maniera del tutto clandestina sbarcano nel capo di sopra della Sardegna e chiedono alle autorità vicereggio di potersi anche loro stanziare sull'Asinara. Anche qua abbiamo un altro popolo ormai isolano che vuole andare a vivere in un'altra isola senza però perdere i contatti che aveva costruito nella sua presenza da Iaccio. L'Asinara non è lontana, come vedete, dalla Corsica e probabilmente consente con caratteristiche di mantenere quelle relazioni. Loro chiedono di stanziarsi alle stesse condizioni anche fiscali che di cui loro godevano stando in Corsica. È una trattativa che non va assolutamente in porto, anche perché questi sono clandestini, sono di fatto dei disertori. Uno di loro è un militare, gli altri due si rifiutano addirittura di fare il proprio nome perché hanno paura di rappresaglie, di essere individuati e puniti. Hanno lasciato le loro famiglie ad Ajaccio, rischiano molto. Quindi la trattativa non va in porto, ma apre questo spazio, apre l'Asinara come spazio negoziale. L'Asinara da questo momento diventa un luogo di sperimentazione di tanti progetti. La colonizzazione di questi Magnotti non va in porto, viene prodotto un progetto successivo di un altro capitalista, chiamiamolo così, di un altro mercante. Questa volta sassarese, con forestieri indefiniti, ma soprattutto con corsi fuoriusciti, perché quello è un capitale umano estremamente consistente, quello che è in uscita dalla Corsica, in questa Corsica, come dire, in tumulto. E poi ci sono i progetti dei tabarchini, appunto con il duca di San Pietro, e di nuovo successivamente, a metà degli anni 50, ancora proposte da parte dei Magnotti di Corsica per prendere l'Asinara. Proprio perché l'Asinara costituisce in qualche modo, come dire, un punto di passaggio importante, perché è anche considerata una terra fertile dove si potrebbero produrre cotone, seta, lane con l'allevamento, sapone attraverso anche la creazione, il sale con la creazione di saline. E poi il corallo, come dicevo prima, tutti sono quasi come in una corsa all'oro, hanno tutti la febbre per il corallo, tutti vogliono entrare in questo business, come diciamo noi oggi, così profittevole, così importante. La villa Vittoria di Asinara con i tabarchini non riesce, così come è fallita la trattativa con i greci, fallisce anche la trattativa con i tabarchini, i quali allora ripiegano di nuovo sullo spazio che hanno già insediato, e viene proposta la creazione di una villa Vittoria, di una seconda Carloforte nell'isola di San Pietro. Questa villa Vittoria anch'essa non ha successo perché le condizioni sono troppo onerose, il governo non è più disposto a spendere come ha fatto per Carloforte, però indica, come dire, ancora una volta l'insistenza di questo progetto, la sua pervasività, anche l'insistenza dei tabarchini, no? Che continuano a chiedere terra e quanti più approdi possibili nelle isole per poter dare concretezza a questo loro Mediterraneo, a questo loro Mediterraneo tabarchino. Queste negoziazioni creano naturalmente rumore nelle cancellerie europee mediterranee, perché i capitoli, per esempio, di popolamento di Carloforte si trovano a Parigi, si trovano a Genova, i consoli li copiano e li mandano ai loro referenti un po' dappertutto in Europa. Anche la fuoriuscita dei greci genera molte attenzioni, perché stiamo dentro un quadro geopolitico scosso, c'è la Francia che preme anche sul Nord Africa, già del resto Tabarca è stata occupata dagli algerini proprio per impedire che i francesi ne prendessero possesso. Insomma, questi movimenti di popolazione, la creazione di queste colonie genera una grande attenzione da parte delle cancellerie. Per esempio a Minorca, nella vicina Minorca, che è britannica in questi anni, si osserva con grande attenzione quello che sta avvenendo
nell'isola di Sardegna, in quella di Corsica, questi movimenti di popolazione, anche perché pure a Minorca viene creata una colonia di forestieri. Minorca è uno spazio come la Sardegna, uno spazio di cultura catalano-castigliana, c'è una intolleranza religiosa verso tutti coloro che non sono cattolici. Quindi l'apertura di una chiesa ortodossa a metà 700 in Minorca, nella Minorca britannica, fa rumore in tutta Europa, naturalmente. Questi greci che si stanziano a Minorca entrano immediatamente in dialogo con i greci di Corsica e con quelli che iniziano a circolare all'interno del Regno di Sardegna, pronti a stanziarsi. Quindi vedete, c'è un progetto di popolamento di Mediterraneo tabarchino che si sovrappone a un progetto di Mediterraneo occidentale greco, che prende forma proprio in un dialogo tra queste isole, non in un dialogo tra le cancellerie. Non solo in un dialogo tra le cancellerie, ma anche e soprattutto in un dialogo tra i coloni, tra i migranti, in un dialogo tra queste comunità che cercano di perseguire il proprio obiettivo. Quindi lo stanziamento di la nascita di una di queste colonie, non è solo il frutto di una volontà da parte di un potere statuale, ma è anche e in certi casi soprattutto la volontà è un progetto, risponde alle esigenze di un progetto che nasce da queste colonie, che spesso è anche non è perfettamente sovrapponibile al progetto dello Stato che pure contribuisce alla nascita di queste colonie. È il caso dei tabarchini in Sardegna, il caso dei greci che si stanziano in Corsica e poi che si stanziano anche in Sardegna fondando una colonia che si chiama Montresta, non lontano dalla città di Bosa. Questa colonia greca di Montresta Magnota dialoga con i greci rimasti in Corsica e con la Minorca, e con la colonia greca nata a Minorca sotto gli inglesi. E questo, nello stanziarsi in questo modo, si imitano, dialogano, scrivono delle lettere tra di loro, modellano in qualche modo la propria esperienza anche sulla base di ciò che è stato fatto dagli altri. Questo processo imitativo, è molto significativo ed è importante, ed è un dialogo, appunto, che si svolge tra isole. Perché le isole, queste piccole e grandi isole, acquistano dei connotati che sono determinati proprio da queste presenze, che da un certo punto di vista le cambiano, le trasformano, le inventano. Il progetto, di costruzione, di popolamento di Minorca, di colonizzazione interna di Minorca, dell'Asinara, delle isole del Sulcis e della Sardegna, sono progetti che nascono, come ho detto prima, proprio dalle tensioni che sono state, dal dialogo tra queste comunità. Qui questo dialogo io ho provato a rappresentarlo attraverso una rete che fa vedere proprio, che mostra quali sono le relazioni tra questi mondi che sono apparentemente separati se osservati dalla nostra, come dire, dalla nostra geografia. Tabarca è proprio un mondo, è uno spazio sperimentale, come ho detto all'inizio, che genera moltissime connessioni ed è praticamente dentro tutti questi progetti di cui ho parlato, attraverso una serie di protagonisti, qua non ci sono tutti, ma sono solo i più importanti. Tabarca naturalmente ha un ruolo fondamentale nel generare parti di Sardegna, pezzi interi di Sardegna. Ho parlato di Carloforte, del tentativo di progettare Villa San Pietro accanto a Carloforte, ma poi c'è la riprogettazione dell'isola di Sant'Antioco, perché un'altra colonia tabarchina nasce nell'isola di Sant'Antioco, che sta appunto vicino a quella di San Pietro, che è quella di Calasetta, di cui l'anno scorso sono stati festeggiati i 250 anni. Tabarca però è appunto, si lega anche all'Asinara, come ho detto, che è un'altra isola al centro di relazioni che la legano ad altre isole come la Corsica, come Minorca. E anche Minorca a sua volta è uno spazio, di produzione di progetti, di produzione di relazioni tra isole, perché Minorca, non solo, in qualche modo è uno spazio di mediazione dei maniuti di Corsica che poi si dislocano
in Sardegna. Minorca è anche uno spazio di colonizzazione interna. I greci a Minorca ottengono delle terre, ottengono delle saline, ottengono degli spazi di produzione che nelle intenzioni del governo britannico devono rendere quest'isola produttiva e popolosa. Ma Minorca è anche uno spazio di negoziazione per la creazione di una nuova Smirne in Florida, nella Florida che gli inglesi ottengono, scusate, in cambio di Cuba dopo la guerra dei 7 anni. Viene progettata una nuova Smirne, quindi una colonia greca, che però in realtà è composta anche di moltissimi minorchini e di un gruppo non irrilevante di greci di Manioti della Corsica. A Minorca si stanziano, perché a Minorca si stanziano alcuni Manioti provenienti dalla Corsica. Nello spazio, Minorca è lo spazio di negoziazione dove questo progetto ha attuazione perché ci sono i greci, c'è la colonia greca, ma anche perché Minorca ha appunto quelle relazioni di cui ho parlato prima con le altre isole del Mediterraneo e anche con le isole greche, con le isole ioniche, che vengono scandagliate in cerca di coloni da portare in America. Minorca è uno spazio anche dove si osserva ciò che avviene in Spagna. Minorca è Mallorca, Mallorca è spagnola, Minorca è britannica. E la Spagna a sua volta osserva ciò che avviene, sta avvenendo in quest'area del Mediterraneo. I progetti di popolamento di Carlo III a metà Settecento producono, tra le altre cose, una nuova tabarca, ancora una volta tabarca. Quindi una parte di questi coloni, di questi tabarchini, insomma, fatti schiavi a Tunisi, che non avevano fatto in tempo a migrare verso la Sardegna, verso Carloforte o verso Calasetta, vengono riscattati da Carlo III e vengono collocati in un'isoletta davanti all'Alicante che si chiama ancora oggi Nueva Tabarca. Ma mentre si sta negoziando in Spagna la creazione di una nuova tabarca, anche lì la nuova tabarca è toccata dal tonno rosso, per esempio, lo stesso che poi passa in Sardegna. Mentre si negozia questa nuova cittadina ideale di nuova tabarca, gli stessi governi di Carlo III negoziano con i Manioti di Corsica per la creazione in Spagna di una nuova Atene. Una nuova Atene, appunto, che poi non nascerà, viene fatto il progetto, vengono anche sottoscritti i capitoli di popolamento, non avviene perché la trasmigrazione dei Manioti ancora presenti in Corsica verso la Spagna viene impedita dalla Francia, che nel frattempo ha preso il possesso di quest'isola, che per impedire a questi Manioti di emigrare, finanzia la rifondazione della loro colonia originaria a Paomia e nasce così Cargese. Sono delle relazioni che mostrano come le isole chiamano altre isole, a mio parere, come le isole generino altre isole. Queste migrazioni e queste relazioni non sono separate, sono tra loro confuse perché si sovrappongono. I canali diplomatici attivati da alcuni agenti di alcune minoranze vengono spesso sfruttati da altri che arrivano successivamente. Gli stessi progetti vengono varati su territori diversi, gli stessi progetti o progetti analoghi. C'è un processo imitativo anche da parte delle cancellerie. Circolano insomma non solo le persone, ma anche i valori, anche gli obiettivi, le prospettive che sono inserite dentro le notizie che di questi progetti si ha nello spazio di cui stiamo discutendo, nello spazio mediterraneo. C'è quindi una prospettiva che è governativa, per così dire, dalla quale possiamo osservare questo processo, questi processi, ma c'è una prospettiva molto interessante che è quella, come dicevo prima, che è quella dei coloni, quella dei migranti, che operano attraverso degli agenti. Spesso questi agenti, come nel caso di Tabarca e nel caso dei greci di Corsica, sono parte della comunità. E questo dà una forza
una forza realizzativa a questi progetti che è infinitamente superiore ai progetti che invece vengono realizzati da mediatori, vengono proposti da mediatori che non sono parte della comunità che poi si stanzierà. È il caso per esempio dei maltesi. Anche i maltesi, un'altra isola del Mediterraneo che scoppia letteralmente da un punto di vista demografico, c'è troppa gente a Malta, esattamente come a Tabarca. Quindi tanta gente non ha terra, non ha possibilità di vivere bene a Malta e quindi è disposta a migrare. Ci sono dei corsari, mercanti e maltesi che per esempio fanno sosta a Cagliari diverse volte all'anno, che propongono, vedendo tutto questo movimento, propongono ai governi del re di Sardegna la creazione di colonie di popolamento maltesi, che non hanno successo. Perché questi corsari, i mercanti, non sono parte di quelle comunità. Loro prima sottoscrivono il progetto, lo negoziano e poi vanno in cerca di questi coloni, che non costituiscono quindi una comunità coesa al suo interno. Sono dei gruppi raccogliticci di persone che non si conoscono, che non sono cementate da un ideale comune, da un progetto comune, da una storia comune. Questa è una differenza molto importante per leggere questi progetti di popolamento e per comprendere anche perché, per comprenderne anche spesso il fallimento. Questi sogni, cioè, quando non sono incarnati da comunità coese, sono spesso delle utopie, cioè dei sogni realizzabili, dei progetti che servono più a beneficiare chi li propone che non coloro che poi sono incaricati di dare loro una attuazione concreta. E sto concludendo il mio intervento, appunto, ribadendo l'importanza di studiare questi processi, queste mobilità, questi popolamenti, queste isole dalla prospettiva di chi le insedia, fisicamente, di chi le abita fisicamente. Questo è molto importante, e non solo dalla prospettiva istituzionale delle cancellerie. Quindi ho apprezzato molto l'intervento precedente, proprio perché ci fa capire poi come ognuno di questi casi vada studiato ad una scala micro. Vada studiato con quella documentazione per quando disponibile, di tipo notarile o di tipo catastale, che ci consente di leggere con puntualità le articolazioni interne a questi gruppi, il farsi e il disfarsi degli equilibri che li strutturano. Quindi la prospettiva dei migranti come primo punto di conclusione importante. E poi la prospettiva marittima. Stiamo parlando di isole che nell'immaginario collettivo sono molto spesso la Sardegna, la Corsica, associate alla montagna, al pastore, a queste identità intangibili, indissolubili nel corso dei millenni. Quindi questi territori sono, anche Minorca viene descritta così nella letteratura da viaggio settecentesca, come delle terre astoriche, scollegate dal fluire del tempo, periferiche, marginali, del tutto subalterne, non sviluppate, anzi sottosviluppate. Vengono definite delle Indie mediterranee, degli spazi privi di civiltà che vanno civilizzati e che vanno popolati. Proprio perché spopolate, queste terre sono incivili, no? Così dicevano i primi economisti del Settecento. Ecco, invece l'immagine che traspare da queste reti che stiamo ricostruendo è un'immagine di queste isole come perfettamente inserite all'interno di dinamiche di trasformazione, come dire, che non denunciano una condizione di isolatezza. Questi progetti sono possibili perché i ceti dirigenti di queste isole, che già abitano queste isole, si fanno carico di portarli avanti, di migliorarli o di adattarli a quelle che sono le esigenze del territorio destinato ad ospitare questi coloni. Questo è un aspetto molto importante. Dal punto di vista, per esempio, della Sardegna, lo dico, è particolarmente significativo il fatto che, da un punto di vista storiografico, la Sardegna non ha il mare. In Sardegna non c'è il mare, da un punto di vista storiografico. Parlo soprattutto dell'età moderna, parlo soprattutto dell'età moderna, perché per l'età antica, per esempio, c'è una letteratura importante. Non c'è il mare da un punto di vista storiografico, mentre invece il mare è stato un elemento, come dire, assolutamente cruciale
nella costruzione di questi territori e dei molteplici sentimenti di appartenenza che ancora oggi li caratterizzano. E l'ultimo punto è la prospettiva, quindi appunto prospettiva dei migranti, la prospettiva marittima, e poi c'è questo convitato di pietra, diciamo, che ho evocato più volte, che è la presenza dell'Oriente, del Levante. Tutte queste operazioni di popolamento e di migrazione del Tirreno sono, a mio parere, vanno viste all'interno di questa grande torsione che lo spazio euro-mediterraneo, sia quello musulmano che quello cristiano, hanno nei confronti dei mercati levantini. Portare queste genti in queste isole significa, da un lato, attivare dei punti di connessione con i mercati di Levante, cioè avere degli operatori che siano in grado di creare delle linee di contatto, delle linee di scambio con il Levante. La rifondazione di Livorno nasce da questo, ma tutti i porti franchi in qualche modo hanno questo tipo di obiettivo. Però nasce anche dal tentativo, in qualche modo, di, come dicevo prima, di sfruttare queste Indie interne, cioè di prodursi in casa ciò che altrimenti si è costretti a comprare altrove, soprattutto questi generi tropicali o comunque esotici, orientali, orientalizzati, che sembrano, che sono così graditi nel mercato del tempo: il cotone, o la seta, lo zucchero, per non parlare del sale, possono essere prodotti in questi spazi. Possiamo quindi attrarre delle persone, degli individui che sono in grado o di produrre appunto questi generi in casa, oppure di produrre quei generi come il corallo, che ci consentono di acquistare più facilmente questi beni sul mercato, chiamiamolo, internazionale. Quindi è ognuno di questi insediamenti, di questi progetti di colonia, può essere studiato ad una scala micro, e quindi essere letto con la profondità che ci è consentita, la documentazione notarile, quella catastale, per esempio, e non solo, ma a mio parere questa profondità è aumentata se poi questi singoli casi di studio, opportunamente studiati in maniera, come dire, microstorica, vengono poi inseriti in questo quadro generale, che aiuta a metterli non dico nella giusta prospettiva, ma credo in una prospettiva più completa, che ci consente di rispondere più efficacemente alle questioni che animano il nostro dibattito su questi temi. Vi ringrazio. Grazie mille Giampaolo, grazie davvero. Guarda, puoi togliere la condivisione Sì. se vuoi. E devo dire che sono assolutamente estremamente contento dei vostri interventi, perché hanno messo in luce una serie di elementi che abbiamo ritrovato negli interventi precedenti, che in qualche modo vanno anche a evidenziare dei punti di contatto, come anche diceva Giampaolo, tra i due casi di studio, ma in generale tra i contesti insulari minori del Mediterraneo. Qui in questo ciclo di seminari ci occupiamo di isole in generale, però chi ha potuto vedere i vari incontri ha visto anche che ci siamo soffermati, i nostri ospiti si sono soffermati soprattutto sui contesti più piccoli. E probabilmente è proprio andando ad osservare questi contesti piccoli, questi spazi insulari piccoli, che si riescono a osservare dinamiche che a volte vengono tralasciate. Quello che dice adesso Giampaolo, spesso la Corsica, la Sardegna, ma così anche la Sicilia e così anche altre isole grandi, risentono un po' delle letture stereotipate europee, centroeuropee, permettetemi di dire non mediterranee, e mentre quando poi andiamo a osservare i casi più piccoli sono assolutamente efficaci per mostrarci delle dinamiche che altrimenti non risulterebbero. E quindi questo gioco di scale, questa analisi, questa lettura mediante un gioco di scale, osservare il micro per poi ricontestualizzarlo nel, tra virgolette, globale o comunque regionale mediterraneo, ci permette assolutamente di comprendere una serie di dinamiche. Prima di lasciare la parola a Anthony, mi permetto di evidenziare alcuni aspetti che
che sono stati, diciamo, comuni tra i due interventi, ma che comunque appunto richiamano degli argomenti già trattati, e questo appunto per me è assolutamente fantastica come riflessione. E innanzitutto, nell'ambito della ricerca, proprio nell'ambito del ricercatore, avete osservato come ci sia uno sparpagliamento, perdonate il termine poco tecnico ma forse efficace, delle fonti, e che appunto per poter andare a studiare una piccola isola dobbiamo in realtà girare archivi e biblioteche probabilmente di mezza Europa. Non vi dico che Anthony è a Marsiglia proprio per fare ricerche, ma è comunque rientra assolutamente in questo concetto. Il dialogo tra attori non solo istituzionali, ma tra comunità insulari, è assolutamente un elemento fondamentale su cui riflettere, e soprattutto isole che chiamano altre isole. Questa è un'espressione, secondo me, felicissima di Giampaolo, che io personalmente ho ritrovato, ovviamente per quanto riguarda Ponza, nella fase di popolamento settecentesca, che però possiamo ritrovare anche, sempre relativamente a Ponza, al caso studiato da Ugo sulla Galitta. E poi questa prospettiva marittima, sì, probabilmente le isole più grandi soffrono un po' di questa visione continente-centrica, terra-centrico, mentre osservare le isole più piccole, ma in generale le dinamiche sociali insulari dal mare attraverso le attività marittime, assolutamente ci permette di avere uno sguardo che magari la storia un po' più tradizionale non evidenzia, probabilmente perché è difficile mappare qualcosa che si trova su un elemento liquido, mentre una mappa catastale è facile, tra virgolette, da disegnare, delle dinamiche che si muovono su pianure liquide, parafrasando ovviamente Braudel, sono assolutamente più difficili, però è probabilmente una sfida assolutamente interessante da affrontare. Parlerei di Giampaolo e con Giampaolo per un altro paio di ore, ma non mi sembra il caso. E quindi lascio ad Anthony delle riflessioni, la parola per alcune riflessioni e poi apriamo il dibattito. Grazie mille anzitutto a Ugo e a Giampaolo per questi approfondimenti che sono dei casi di studio che ci permettono in realtà di comprendere sia quante differenti possano essere le prospettive di analisi e al contempo quanto complementari lo siano nello studio degli spazi insulari. Abbiamo assistito, se a ben vedere, ad un'analisi a diverse, anzi a delle analisi a diverse velocità, no? Dalla fotografia molto in profondità fatta da Ugo sulle reti familiari, le analisi dei réseau, passando poi per quelle cosiddette rotte liquide dei tabarchini che hanno disegnato insomma nel Mediterraneo queste rotte alla ricerca di privilegi e autonomie specifiche. Ecco, vediamo, e qui concordo veramente con Arturo nel dire che è vero che noi inizialmente, quando abbiamo pensato a questo seminario, non abbiamo escluso le grandi isole, ma stiamo riflettendo sempre più e stiamo riconoscendoci sempre più nel fatto che le piccole isole, i piccoli spazi insulari rappresentino veramente degli osservatori privilegiati dei fenomeni storici che interessano tutto il Mediterraneo. Abbiamo parlato per esempio del fenomeno coloniale affrontato oggi da Ugo, oppure quello del mercantilismo e dei progetti di popolamento nel Mediterraneo affrontati da Giampaolo. Quindi vedete come la piccola insularità diventa da una parte un osservatorio privilegiato, dall'altra un laboratorio sperimentale, come diceva prima Giampaolo nel suo intervento. Per venire proprio direttamente ad alcuni, come dire, curiosità, riflessioni e domande specifiche sui due interventi, in riferimento ad Ugo. Un'ultima cosa che riguarda entrambi, vediamo come le digital humanities cominciano a essere degli strumenti euristici importantissimi per lo studio dello spazio insulare. Fino ad oggi in realtà l'abbiamo avvertito poco negli interventi che abbiamo nelle sessioni precedenti, però vedete quanto a livello euristico, sia per quanto riguarda l'analisi microstorica di uno spazio sociale, quindi in particolare del catasto con Ugo, sia per quanto riguarda le connessioni e le reti,
veramente sia essenziale oggi, penso quasi dirimente, lo studio attraverso questo tipo di strumenti. Comunque, tornando appunto degli interventi puntuali, per quanto riguarda Ugo, mi aveva molto interessato cioè, la Galit diventa a un certo punto territorio di frontiera, no? Hai detto, tra come dire, le rivendicazioni coloniali francesi e italiane. Mi chiedevo quanto tu abbia magari trovato nei documenti che hai studiato, sia avvenuta anche lì una strumentalizzazione dell'appartenenza nazionale, come per esempio è accaduto per gli italiani in Tunisia, più in generale come erano stati studiati per esempio da Daniela Melfa qualche tempo fa nella sua monografia. Veramente molto interessante tutta l'analisi fatta tramite il software sui réseaux e l'analisi catastale. È un'analisi catastale che, se ho ben capito, si è rivolta tutta agli anni 30, giusto Ugo? Mi confermi, no? Sì, Ma esatto. hai trovato per caso, perché sarebbe veramente molto interessante vedere poi come si trasforma questa mappatura che tu hai fatto delle famiglie anche nei decenni precedenti e successivi, soprattutto mettendola poi in relazione ad altre piccole isole e ad altri movimenti che ci sono stati con, per esempio, le isole del Tirreno, che non parteciparono in maniera così diretta al gioco coloniale, perché la Galit, come hai detto tu, ha appunto questo ruolo di frontiera, ma i contatti con Ponza, con Ventotene, ma anche con Ustica, con Lipari esistevano e mi immagino, insomma, che forse da questo punto di vista ci possa essere, come dire, la possibilità di un confronto, anche se immagino le difficoltà a livello di archivi. Quindi che tipi di réseau magari si sviluppano? Ora, con Ponza è più semplice analizzarlo, con altre isole forse è un po' più complicato. Passando invece all'intervento di Giampaolo, che ringrazio veramente molto, perché anche nella disamina di lungo periodo che ha fatto nell'epoca moderna ci ha permesso di comprendere, di affrontare e di evocare tanti aspetti che riguardano le comunità insulari. Mi è molto interessato il lavoro sulla diplomazia informale, perché molto spesso nella storiografia più tradizionale ci si sofferma sull'attività dei consoli mercanti. Qui vediamo invece la specificità di una comunità insulare che ha un suo proprio modo di negoziare, perché è portatrice di un proprio, di uno specifico know-how, no? Potremmo un po' definirla l'aristocrazia del mare da quel punto di vista, no? Per riprendere un po' il termine, l'aristocrazia operaia, come si dice molto spesso per i metalmeccanici, no? In terraferma. Ma è così, avevano un know-how che poteva permettere loro di negoziare, di andare a trattare con diciamo, degli attori statuali. E naturalmente qui emerge molto la peculiarità degli agenti che sono parte della comunità, giustamente. Mi chiedo però quanto gli interessi di queste comunità, della comunità tabarchina, ma in generale di queste comunità insulari che si fanno rappresentanti diplomatiche di loro stesse, quanto vengono poi strumentalizzate loro stesse dalla grande geopolitica del Mediterraneo. Cioè, qual è il loro margine di manovra, qual è il loro margine di libertà? Su questo mi riferisco molto anche agli studi e alle riflessioni fatte da Christian Windler sulla diplomazia come esperienza dell'altro, che secondo me hanno veramente ben espresso questo tipo di indagine. Lui ha analizzato molto il consolato tunisino, però secondo me su questa diplomazia informale delle comunità insulari si può ancora lavorare tantissimo, riprendendo anche tutti gli spunti sulla diplomazia dei popoli che tanto è stata analizzata per quanto riguarda l'Ottocento. Su questo penso che un'ultima riflessione sulle considerazioni storiografiche che Giampaolo faceva in riferimento anche all'assenza del mare, no? Per quanto riguarda la Sardegna, e alla ricerca di un Oriente interno. Questa è una riflessione che ho molto apprezzato, perché quando si parla del paradigma orientalista in generale, nello studio del Mediterraneo e dei processi mediterranei, non si considera mai quanto il paradigma orientalista fosse all'epoca molto più complesso di quello che di come viene descritto. Il paradigma orientalista non è solo un paradigma binomico tra Oriente e Occidente. Ci sono tante sfaccettature, vi è una multidimensionalità del paradigma orientalista, perché l'esotico viene cercato anche all'interno appunto dei propri mercati, e questo studio resta ancora veramente da fare, ma evidentemente può nascere solo dopo uno sfruttamento, un dépouillement, una consultazione, uno sfruttamento intensivo delle fonti, come hanno saputo fare all'epoca, ha saputo fare la scuola microstorica, e come oggi per esempio Ugo secondo me ha ben evidenziato per quanto riguarda l'analisi della demografia storica. Quindi mi fermo qui per lasciare poi eventualmente spazio sia ai vostri
alle vostre risposte che alle riflessioni di altri uditori. Grazie. Sì, c'è anche già una domanda che è per Giampaolo, la facciamo adesso o dopo? Giampaolo. Come preferite, È una Flavio. domanda di Sabrina, non so se vuole intervenire direttamente, comunque la leggo, poi le apro il microfono. Come cambiano, se cambiano le sperimentazioni di colonizzazione delle isole minori e i network di cui hai parlato nei secoli successivi, soprattutto 1800? È una risposta, una Domandone. domanda piuttosto ampia. Comunque prego, prego a voi, prego Ugo, prego Ugo, Giampaolo. vuoi iniziare tu? Così. Prego. No, ho anche delle cose da dire da questa domanda, ma vai prima, Gampa, io Sì, se dopo, vuoi vado io. vai. Come, Vai, 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 vai. allora, sì, intanto grazie per queste riflessioni insomma, che mi danno la possibilità di tornare su alcuni punti. Intanto il discorso sulla diplomazia informale, no? Mi piace anche questa definizione di aristocrazia del mare, è proprio così, un'aristocrazia anche questa informale, perché non avevano dei titoli nobiliari, ma attraverso questi progetti, questi delegati acquistano spesso dei titoli. E Agostino Tagliafico, che è il genero del fondatore di Carloforte, nella seconda metà del Settecento diventa Duca di San Pietro, con un protagonista, un personaggio che meriterebbe veramente una monografia. Questi agenti operano, hanno un ruolo fondamentale. Nel caso dei greci, per esempio, agenti molto importanti sono i preti, che hanno un ruolo, non sono, hanno un ruolo di negoziazione sul piano spirituale, che è politico naturalmente, che è cruciale, ma hanno, e sono spesso, in quanto colti, coloro che detengono la mediazione culturale, cioè sono dei mediatori culturali, dei mediatori linguistici. Questo è un elemento che rende questi leader morali, prima ancora che formalmente, come dire, siano investiti di un incarico, di una delega formale. La domanda sulla strumentalizzazione di queste figure da parte della geopolitica è molto importante. Io, mentre sto concludendo un lavoro su queste colonie di cui ho parlato oggi, sto facendo anche un altro lavoro su una famiglia, un pochino più ad una scala familiare, sulla famiglia che guida la colonia greca di Minorca, della Minorca britannica. Questa è una famiglia che risponde perfettamente a questa domanda, anche se propone uno dei tanti, delle tante risposte possibili in realtà. Questa è una famiglia che, mentre si stanzia a Minorca, diventa una famiglia di sudditi britannici, capitani del porto di inglese, di Mahon, fondatori della Chiesa ortodossa, ufficiali britannici, ma contemporaneamente consoli imperiali russi e contemporaneamente consoli o comunque delegati di rappresentare gli interessi algerini a Minorca. Questo significa che quando nel 1769, per la prima volta, la flotta russa baltica entra nel Mediterraneo alla volta del Levante per andare a combattere contro i turchi, vincendo quella battaglia e cambiando gli equilibri geopolitici del Mediterraneo per sempre da quel momento, beh, questa famiglia gioca un ruolo cruciale a livello di negoziazione, ma prepara anche dal punto di vista diplomatico e non solo dal punto di vista logistico questo ingresso. Dal punto di vista diplomatico, perché gli algerini sono formalmente vassalli della Sublime Porta degli Ottomani, beh, loro negoziano con i loro amici algerini ottenendo di non attaccare le navi russe. Poi c'è anche la protezione britannica, ma questa protezione britannica poi deve avere del sangue, della carne vera, e questo sangue, questa carne è questa colonia greca di Minorca, cioè sono loro che fisicamente guidano questi bastimenti, che fisicamente si spostano da un porto all'altro, cioè da Mahon ad Algeri, a Londra, a Livorno, per dare spazio a queste negoziazioni. Il ruolo dei greci all'interno dell'ascesa imperiale russa nel Settecento è stato un oggetto di tanti studi. Il primo tra tutti mi viene in mente Franco Venturi, ormai decenni fa, che pure ha segnalato
questo legame così forte, ma poi tanti altri ne hanno scritto. Qui c'è proprio la possibilità di vedere in opera, come dire, questo dialogo e l'utilizzo che queste potenze fanno di questo capitale umano. Però è vero anche il contrario, cioè questo capitale umano non è, come dire, un oggetto. È un soggetto che agisce, che sfrutta queste relazioni per perseguire obiettivi che sono gli obiettivi del proprio cognome, della propria famiglia e obiettivi della comunità che questa famiglia guida e rappresenta. E ottengono questi obiettivi, perché ottengono tutto quello che chiedono a Minorca, ma successivamente all'aiuto ai russi, questa famiglia che si chiama Alexiano, su cui sto scrivendo un lavoro, partecipano alla colonizzazione interna della Crimea. La Crimea, tolta l'impero ottomano, viene colonizzata dai russi attraverso greci, italiani, ma a gestire viene fondata Odessa, Sebastopoli. Queste fondazioni sono il prodotto di questo dialogo e il prodotto anche di queste famiglie che attraverso i russi tornano a Levante da padroni e non più, cioè scacciando coloro, cioè gli ottomani che li avevano costretti a migrare verso il Mediterraneo occidentale. Quindi la risposta è: c'è uno sfruttamento della geopolitica, certo che c'è, però è anche vero che questo sfruttamento è negoziato, cioè c'è un rapporto in cui io ti do qualcosa se riesco ad ottenere qualcosa in cambio che serve per il mio progetto. I due progetti, cioè, non sono mai la stessa cosa, anche perché i momenti di, come dire, di nazionalizzazione, per così dire, non sono ancora iniziati, stanno, come dire, iniziando a prodursi questo pensiero nazionale, no? Ma questi sono greci che poi diventano russi, cittadini, sudditi russi. E con questo vengo a rispondere alla domanda difficilissima di Sabrina, anche perché io non mi sono occupato così con la stessa profondità documentale anche dei periodi precedenti, però c'è questo nuovo soggetto questa nuova categoria che è la nazione, il nazionalismo che entra in campo all'interno di questo mondo ottocentesco. Quello che posso dire è che alla scala italiana, come moltissimi dei progetti di bonifica interna, di colonizzazione interna che vengono promossi nell'Ottocento e poi successivamente anche nel Novecento, riguardano le stesse aree che erano state interessate da analoghi tentativi per tutta l'età moderna, la Maremma Toscana, la Sardegna, il Lazio, cioè abbiamo una serie, le isole comprese, ecco, c'è una continuità. L'Ottocento risorgimentale in qualche modo si fa carico di rispondere, non riuscendoci spesso, di rispondere a questa domanda mercantilistico-fisiocratica che era stata posta nel 600 e nel 700, cioè ancora l'Ottocento è convinto che il popolamento sia un modello, cioè sia un elemento cruciale per il riscatto, per il risorgimento, diciamo così, della nazione. Le tecniche cambiano perché le tecnologie si trasformano e il mezzo è, come dire, è il progetto, cioè, come dire, non è solo. Lo strumento fa parte in qualche modo del progetto, quindi anche la capacità di incidere più a fondo sugli spazi che si insediano, determina il cambiamento degli esiti e anche della configurazione del progetto. E poi lo Stato, naturalmente lo Stato ottocentesco, amministrativo ottocentesco, ha una dimensione, una capacità che non è paragonabile a quella precedente. Cioè, questi stati hanno una dimensione e una omogeneità di normative che nell'antico regime non c'è. Quindi è più semplice forse costruire spazi vuoti e riempirli secondo un disegno che è esclusivamente quello del governo. Quindi una colonizzazione nel senso più crudo e più forse contemporaneo. Perché la capacità negoziale dei coloni mi pare, però, ripeto, è meno forte nell'Ottocento e nel Novecento di quanto non lo fosse in antico regime, dove appunto c'erano quelle dinamiche di cui ho parlato nell'intervento. Rispondo in francese, sarà più facile per me. Oui, alors c'est assez incroyable cette histoire, c'est vrai, des tabarkas, parce que c'est quand même une circulation qui continue encore au 19e siècle et même au 20e. En fait, on retrouve
des pieds noirs qui en fait donc sont originaires finalement de Pelli, installés à Tabarka, puis installés à Carloforte, puis de retour en Algérie ou en Tunisie, notamment à Beaune et à Tunis, puis à la fin de la période coloniale finalement rapatriés en France. Et en fait, Carloforte au 19e siècle joue un rôle très très important. Bon, toujours dans ces dynamiques de la pêche du corail, mais aussi parce que c'est un port en fait qui en fait est une étape pour les liaisons entre Napoli et Beaune et Tunis, dans lesquelles vont être, si vous voulez, embarqués des migrants qui évitent les contrôles des grands ports, qui passent notamment depuis l'Italie centrale par le nord de la Sardaigne et descendent et se font embarquer à Carloforte. Et puis, l'autre rôle que joue Carloforte, et je pense que vous connaissez l'histoire, c'est surtout que les bateliers de Carloforte jouent un rôle dans le transfert des minerais de l'Iglesiente vers les qui ne peuvent pas accoster, si vous voulez. Et donc, du coup, ce sont les bateliers, les olfatari, non, qui charge les charbons à bord du bateau. Donc du coup, ce sont aussi au moment de la grande crise de minière sarde à la fin du 19e siècle et au début dans les années 1900, eh bien, il y a une très très forte émigration depuis la Sardaigne vers la Tunisie et l'Algérie. Et donc voilà, Carloforte joue vraiment ce rôle de bascule encore de manière permanente entre les rives nord et les rives sud de la Méditerranée. Sous les demandes qu'a fait Anthony, en fait, effectivement, la Galite, elle est, y a une longue hésitation pour savoir à qui appartient la Galite au XIXe siècle. Pendant un moment, la France, dans les années 1830, 1840, 1850, elle pense rattacher cette île, en fait, à l'Algérie. C'est l'objectif. En réalité, il y a une frontière maritime qui est plus ou moins, qui n'est pas existante en tant que telle, mais en fait, il y a des revendications très fortes du bey de Tunis. Et c'est pour ça aussi que le bey de Tunis va, voyant qu'il y a des pêcheurs italiens qui se sont installés dessus, voyant que la France lorgne sur cette île, eh bien, décide d'installer un poste militaire, d'expulser les pêcheurs italiens et d'interdire par un décret toute présence étrangère sur l'île. Et donc là, évidemment, la conquête de 1881 va en quelque sorte déposséder l'autorité sur l'île du bey de Tunis. Mais ça reste un point de tension permanente avec l'Italie, à la fois sur la question de l'exploitation des ressources, notamment parce que c'est cette pêche des crustacés qui est une pêche très lucrative, un peu comme celle du corail. C'est aussi une pêche spéculative, puisque en fait, évidemment, il y a déjà cette spéculation sur les langoustes qui sont revendues au moment des fêtes de Noël. Donc en fait, les langoustes sont gardées en vivier, etc. Donc il y a tous les armateurs qui essayent de défendre les intérêts, les armateurs notamment de Cagliari, qui essayent de défendre leurs intérêts auprès des consuls pour que le droit de pêche, pour que ces zones de pêche restent internationales conformément aux conventions. Donc il y a toute cette négociation du droit de pêche encore en 1896, mais la France en fait va essayer de contourner, notamment parce que les Italiens qui sont installés à la Galique, qui ont obtenu la naturalisation française et justement l'obtiennent pour cela, demandent un droit exclusif sur les langoustes dans les eaux de la Galite. Et donc il y a tout un tas de conflits autour de ces frontières maritimes et autour de ces ressources qui sont des ressources en fait qui ne bougent pas. Ce n'est pas comme le thon ou d'autres espèces. Donc voilà, on va dessiner, en fait, on va élargir les frontières des mers territoriales, ce qui est absolument contraire au droit international, ce qui va provoquer tout un tas de conflits avec l'Italie, qui par ailleurs revendique aussi, par le peuplement italien, comme d'habitude, des territoires, essaye un petit peu de faire valoir un certain nombre de droits. Donc il y a cette instrumentalisation qui dure hein, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, clairement, et sous le fascisme, il y a des revendications encore sur la Galice de la part de l'Italie. Et puis sur la question des réseaux, évidemment, là on est sur des réseaux qui sont quand même assez fermés parce que c'est
C'est vrai qu'il y a cette connexion quand même entre Ponza et la Galique qui est très forte, en fait, cette interlittoralité entre ces deux îles, enfin, cette inter-insularité, mais qui intègre effectivement d'autres espaces insulaires et qu'il est possible d'étudier à partir de la photographie, moi, que j'ai faite de 1933. Et je dois dire que c'est des pistes réflexives que j'ai faites. Je n'ai pas tellement traité en profondeur toutes les données que j'ai, mais par le biais justement des données d'état civil, de la reconstitution sur plusieurs générations, il faudrait que je mette ça dans une analyse de réseau, un peu comme l'a fait Giampaolo, pour avoir un visage de connexion, en fait, à mon avis, qui serait très intéressant. Merci vraiment Hugo per queste riflessioni. A te Arturo. Allora, ci sono, allora, intanto grazie per le risposte, i chiarimenti, gli approfondimenti. Ci sono altre domande, riflessioni che volete porre? Sicuramente è evidente come dal Settecento in poi ci siano una serie di snodi e un processo generale, lo avevamo visto anche precedentemente, di popolamento per controllare, popolamento per organizzare minoranze, con tante virgolette, semplifico, diciamo. E spesso in questo discorso forse è proprio l'Ottocento che viene un pochino a mancare nelle analisi, e quindi è molto interessante quanto, soprattutto per il tardo 800, quanto ci ha detto Ugo, e anche quello che poi diceva Giampaolo sul fatto che sono dinamiche che si vanno a riproporre poi sempre un pochino negli stessi luoghi. E è evidente ancora una volta quanto queste connessioni a livello mediterraneo, fino, io permettetemi di dire, fino agli anni 60 del Novecento almeno, abbiano prevaricato, anzi, i confini nazionali, e quindi connessioni tra gruppi diversi, isolani o non isolani, che in qualche modo hanno superato dei confini amministrativi che sul mare probabilmente in parte non hanno avuto ragione di esistere. In parte, diciamo, sono prospettive. Sono anche assolutamente interessanti le mancate colonizzazioni. Quella di Villa Vittoria è assolutamente interessante. Ovviamente poi c'è anche la questione toponomastica, che a me interessa sempre molto, su appunto la denominazione dei luoghi a seconda delle esigenze della necessaria benevolenza. E via dicendo, insomma. Peraltro mi stavo guardando una carta, e poi magari ci sarà modo di parlarne meglio con Ugo, della Galitta, e alcuni toponimi sono identici o quantomeno simili a quelli che ritroviamo anche a Ponza. C'è una circolazione anche della toponomastica in generale, perché comunque sono le comunità che fanno i nomi dei luoghi, sono le comunità che fanno i luoghi e anche i loro nomi. Ma tra la Galitta e Ponza questo è proprio evidente. Di questo ne parlavamo anche con Giampaolo privatamente quando parlavamo di altre toponomastiche, e insomma, davvero gli spunti sono tanti e continui, un po', diciamo, volendo essere un minimo poetici, perdonatemi, come se, gli spunti arrivassero e ritornassero come la risacca sulle coste delle nostre isole. E non so se c'è qualcun altro che vuole fare interventi, riflessioni, altrimenti, dandovi ancora qualche minuto per poterlo fare. Vi ricordo che il prossimo incontro è il mercoledì 28 aprile, e ci saranno gli interventi di Massimo Rossi della Fondazione Benetton Studi e Ricerche, e di Marcello Tanca, ancora dall'Università di Cagliari. Ovviamente dalle isole abbiamo attinto abbastanza. E anche questa. Arturo, c'è un intervento Sì, in chat. dall'ambasciatore
Philippe Darcon. Philippe Darco, di quale ho parlato, che conosco, Si che può è nato parlare. sulla Galite, che conosce benissimo queste storie, quindi non so se lui vuole dire qualcosa. Ma... Se può intervenire, se vuoi, glielo puoi attivare tu. Gli metto a Filippo, intanto grazie comunque per la riflessione. L'ho impostato come relatore, può accendere il microfono, sempre sulla questione toponomastica ha fatto un commento. Merci, Darko. C'est bon, vous m'entendez? Oui, Si, si. oui. Très bien. Alors, je vais le faire aussi en français, ça sera plus simple pour moi. Alors, je voudrais faire deux remarques sur la Galite. Bon, alors d'abord, je vais faire la remarque complète, mais peut-être qu'Hugo l'a dit avant, parce que j'ai pas pu, je me suis connecté très tard, j'avais du mal à trouver la connexion. Bon, vous avez parlé de Tabarka, moi je suis né à Tabarka. Donc, c'est vraiment ça. Et évidemment, je suis galitois. Donc, puisque je suis aussi ponzés par tous mes grands-parents et mes parents. Et donc, les toponymes sont effectivement tous des toponymes de Ponza qui ont été traduits en français à une exception près. Il y a une exception près. Si vous prenez la carte, il y a un toponyme qui est Oujil, qui ressemble étrangement à un mot arabe qui veut dire un coin sombre, une zone dangereuse, quelque chose comme ça. Et en fait, ça n'a aucun sens. Et c'est amusant de constater que c'est une difficulté qu'ont eu les Français lors de la colonisation avec cette population d'Italie du Sud, qui est, alors je pense que Hugo confirmera, qui est souvent décrite uniquement comme sicilienne, c'est-à-dire que les Français sont incapables de reconnaître les langues de l'Italie du Sud, et parce qu'il y a un côté très guttural. Moi, mes parents, mon père a 98 ans, il parle parfaitement le napolitain, donc c'est quelque chose qu'on connaît bien. Et en fait, c'est Ujilio. Et Ujil, c'est en fait c'est le mot Ujilio en napolitain qui est la ligne de crête, qui est la crête, qui est le sommet. Donc là, on voit bien une difficulté qu'il y a avec ces Italiens. Alors, je voudrais faire une deuxième remarque sur la Galite qui vient du document que m'a aussi montré Hugo sur le cadastre. Ce cadastre, il est très intéressant. Alors, il est intéressant parce que, pour moi aussi, qui travaille là-dessus, pour voir un peu les choses, mais surtout, il montre quelque chose de très important. Vous avez parlé des petites îles. Ça, c'est très, très important. Moi, j'ai grandi ensuite en Bretagne. Donc là, les petites îles, il y en a beaucoup. Hein, les petites îles, il y en a beaucoup. Et sur les îles, il faut faire très attention. Surtout sur les petites îles, on le voit très, très bien. Il y a des îles de marins, il y a des îles de pêcheurs. Et il y a des îles d'agriculteurs. Et il se trouve que Ponza est une île de pêcheurs et d'agriculteurs. Ce n'est pas. Voilà. Alors, quand je dis les marins, ce sont les marins qui vont être dans la marine de guerre ou dans la marine au long cours. D'accord? Les pêcheurs sont des gens qui restent plus locaux. Et en fait, le cadastre qu'a montré Hugo est très intéressant parce que là, on retrouve les deux types de familles qui sont arrivées de Ponze, ceux qui sont des marins, des pêcheurs plutôt. Alors, pêcheurs corail, ce sont les contes, par exemple, conte, plutôt en italien, qui sont aussi des Ponzaises, mais étant passés par retourner de Ponze à Torre del Greco, puis à la Cale, puis à la Galite. Les Mazzella aussi, mais par exemple, les Vitiello, non. Les Vitiello sont des agriculteurs. Et c'est ça qui montre, qui donne sur la carte, sur le cadastre, ces grandes taches Vitiello. Et on retrouve ça, si on analyse la carte, le cadastre, c'est extrêmement facile à comprendre cette chose-là. Voilà, je pense que là, c'est aussi des choses qu'il faut prendre quand on veut étudier les îles. Alors, si, il y a eu des propositions d'îles, moi, je vais vous en faire une, mais ça, c'est parce que dans mes racines, je suis Ischian, Ponzaise, galitois, et mon père était gardien de phare en Bretagne sur des petites îles, une île
est une chose dont on fait le tour à pied dans la journée. Voilà, ça, c'est vos petites îles. Isole piccole. Voilà, merci. Je voulais vous faire un petit commentaire sur ce que j'ai entendu. Merci, messieurs Darko. Una testimonianza ovviamente più insulare di questa, davvero penso non potevamo averla, ma veramente è assolutamente interessante, davvero, davvero grazie. Ci sono altre riflessioni che volete fare? Ogil. Je vais l'écrire. Merci. E comunque vi dicevo, tra due settimane il prossimo incontro avrà come tema isole e rappresentazione. In parte è un tema che abbiamo affrontato già anche oggi, ovviamente, che però verrà affrontato nella dinamica storica e nella dinamica più contemporanea, nella dinamica storica da Massimo Rossi, nella dinamica più contemporanea, anche andando un po' contro lo stereotipo dell'immagine della rappresentazione dell'isola, da Marcello Tanca. Anthony, due parole di chiusura? Beh sì, anzitutto grazie veramente a entrambi, perché mai come questa volta gli interventi sono stati, secondo me, complementari, per quanto distinti, soprattutto per le metodologie di indagine, più che per le prospettive di analisi. E questo è molto importante per la nostra riflessione, anche per la futura pubblicazione che abbiamo in cantiere. L'ultima riflessione che mi viene da dire e che mi viene da produrre, insomma, soprattutto riguardante i piccoli spazi insulari, è che stiamo assistendo sempre di più ad un'indagine che raramente vede un piccolo spazio insulare protagonista di tanti fenomeni tra i temi che abbiamo messo nell'analisi, nelle séance di questo seminario, nelle sessioni di questo seminario. Per esempio, quando prima abbiamo parlato della Galitte, quindi dell'attività di popolamento e naturalmente anche l'attività inerente il commercio, mi chiedevo e avevo chiesto a Ugo i contatti anche per esempio con Ventotene, con Ponza e così via, e poi però mi sono quasi autorisposto. Effettivamente però nel primo Novecento Ventotene e Ponza, soprattutto a partire dall'avvento del fascismo, sono state completamente assorbite dal rapporto con il fenomeno della relegazione, e quindi era oggettivamente molto più difficile che contribuissero e che partecipassero a quelle reti, a quei contatti che furono bruscamente interrotti da un'attività e una politica dettata dall'alto. Quindi molto spesso poi le isole sono, soprattutto le piccole, appunto, piccoli spazi insulari dove le comunità vengono o investite o si attivano loro come protagoniste per un grande scopo, un grande obiettivo. Può essere la relegazione, può essere come la comunità tabarchina nel costruire nuove frontiere di autonomia e di ricchezza. Quindi da questo punto di vista è una peculiarità degli piccoli spazi insulari che non può essere invece, non può interessare i grandi spazi insulari. Quindi su questo vi ringrazio ancora per i vostri contributi e spero insomma che ci sia anche occasione di riflettere progressivamente in futuro per costruire piste di ricerca complementari che incrocino i nostri interessi e le nostre specializzazioni. Posso dire una cosa in chiusura? Perché vai, Gianpaolo. Rubo solo un minuto. No, che mi pare molto importante anche il dialogo appunto tra chi si occupa di cronologie un po' risalenti e chi si occupa invece di 800 e 900, proprio in ragione della riflessione che Anthony ha appena fatto e anche delle cose che ha detto prima Ugo, cioè il fatto che l'emersione dello Stato nazionale cambia veramente tutto, anche quelle comunità, perché il destino di Ventotene è come quello della Sinara, che infatti non a caso diventa pure quello un supercarcere, certo, però anche la questione dei tabarchini, che pure mostrano questo grande dinamismo, anche lì l'economia e la struttura di quelle colonie si chiude, perché vengono costruiti questi confini statali molto rigidi che diventa e poi
queste distanze diventano tra luoghi che per lunghi secoli erano stati prossimi, come Tabarca e la Sardegna, come il Nord Africa e la Sardegna, diventano siderali e si spezzano tutti questi legami. Non credo nelle spiegazioni monofattoriali, ma penso che un'analisi, cioè che l'emersione dello Stato nazionale sia stato un elemento molto importante sotto questo profilo, per ragioni che secondo me possono essere meglio comprese con i lavori come quello che ho già presentato, Ugo, che entrano nelle nervature profonde. Mi ha colpito molto quello che hai detto, Ugo, quando hai parlato degli italiani che si naturalizzano francesi e che in quanto francesi cercano di mantenere dei privilegi che avevano acquisito come migranti italiani. Questa è una dinamica che mostra benissimo la complessità anche di questi fenomeni, cioè continuano dentro la configurazione della nazionalità francese a rivendicare una esclusiva che però deriva da un modo di vivere lo spazio di età moderna. È bellissimo, cioè è affascinante e mi Assolutamente sì, piace, sarebbe molto assolutamente. interessante saperne di più. Ecco, questo è basta, insomma, mi taccio. Sì. Ed è proprio in ragione a queste, diciamo, discendenze che poi rimangono alcune connessioni tra pescatori, tra comunità di pescatori, tra isole, anche poi successivamente. Però è esattamente quello il nodo che dicevi, Giampaolo, della formazione di stati nazionali. E l'utilizzo di dinamiche d'età moderna per appunto è assolutamente davvero, davvero interessante. E soprattutto sempre nuovamente il passaggio dal piccolo al grande costantemente perché ci permette di capire una dinamica ampia, complessa, che in una visione di un unico Mediterraneo non può esistere, cioè, o meglio, è la visione di un unico Mediterraneo che non può esistere pur riconoscendosi tutti all'interno di questa regione. Va bene, direi che possiamo chiudere, interrompo la registrazione. Io